buonasera ad Alessandro Di Battista, in collegamento da Laterina. Buonasera Di Battista. Allora, buonasera subito, a lei Corrado, buonasera Padellaro. Per ricollegarsi subito a questa bella storia di Stefano Massini, si impegna Alessandro Di Battista, chiunque vinca e comunque vada, a non dare dei rincoglioniti più agli italiani, però. Allora, io mi impegno a ribadire le idee che sono le mie. Io credo fermamente che sia responsabilità del popolo italiano alzare la testa, partecipare alla politica, impegnarsi e non lamentarsi e basta. Quindi quello che io ho detto lo ribadisco perché sono le mie idee. Io considero troppo facile prendercela esclusivamente con i politici. Noto che questo è un paese dove si insegna eccessivamente ai figli ad essere furbi piuttosto che essere bravi. E quindi ribadisco questo, quindi il mio concetto è questo. Io credo che se l'Italia sta male, la responsabilità non sia soltanto dei politici, ma anche degli italiani. Questo ho detto, per cui mi auguro che gli italiani riescano a riprendersi il paese e partecipare alla vita politica. Senta, poi non so, Corrado, sì. Non so se questa cosa funzioni o meno in campagna elettorale, ma io sono le mie idee, sono un cittadino libero, esprimo le mie idee, non è che ragiono sulla base del consenso. Bene, a proposito di Monti che l'ha preceduta, si disse che Monti, il governo dei professori, il governo dei tecnici, i professori, avete fatto questo vostro governo, questa lista dei ministri del vostro ipotetico governo, ci sono un sacco di professori, vi è venuta la professorite anche a voi, vi piacciono gli accademici? Beh, noi abbiamo scelto delle persone che riteniamo all'altezza, che condividono il programma del Movimento 5 Stelle e che sono delle persone anche che vantano dei titoli accademici di tutto rispetto, però io non è che abbia criticato Monti per i suoi titoli accademici, per essere stato professore o bocconiano, l'ho criticato per delle politiche che ha fatto e che ritengo che abbiano messo in ginocchio il paese, e il fatto stesso che lui non abbia più nessun tipo di consenso, poi ha anche abbandonato la vita politica, ma il fatto stesso anche che il Movimento 5 Stelle sia cresciuto così tanto, perché evidentemente coloro che ci hanno preceduto, compreso Monti, il quale non è l'unico responsabile. Il professor Monti ha ragione quando dice: oggi mi criticano tutti, ma le proposte, le leggi che ho portato in Parlamento le hanno votate tutti quanti. Ha ragione. Lui neanche ha avuto a che fare con il consenso, è stato nominato senatore a vita da Napolitano e non è diventato presidente del Consiglio, diciamo, passando attraverso alcune elezioni politiche. Ha presentato delle idee, delle soluzioni, secondo noi profondamente sbagliate, e il fatto stesso che il debito pubblico sia aumentato in questi anni, vedevo prima il vostro grafico in precedenza, lo dimostra, però le leggi che Monti ha portato avanti le ha votate Berlusconi, le ha votate la Meloni, le ha Però votate Bersani, mi cioè scusi, coloro Di che oggi Battista, attaccano la legge Fornero, secondo i o coloro calcoli, che attaccano la legge Fornero oggi l'hanno votata. che fa Cottarelli, se passassero le vostre riforme, il debito pubblico aumenterebbe ancora di più, se per questo, insomma, abbiamo fatto vedere anche quel grafico lì. Ma noi, Corrado, noi abbiamo una responsabilità politica. Che cosa fa un governo? Decide evidentemente dove investire il bilancio dello Stato. Punto. Questa è la politica. Avere a disposizione i soldi delle tasse dei cittadini e decidere se utilizzarli per fare una cosa o farle un'altra. Ci sono anche alcuni provvedimenti che noi portiamo avanti, come la risoluzione del conflitto di interessi. Io credo questo paese stia morendo di conflitto di interessi, e non mi riferisco soltanto a Berlusconi e alle televisioni, che si possono portare avanti a costo zero. Una vera legge anticorruzione ci farà anche recuperare miliardi di euro. Ha Lo sapete, ragione. la corruzione Sul conflitto di interessi non ha costa pienamente soltanto ragione. denari ai cittadini. Ha pienamente Ma è anche ragione. la legge anticorruzione, io lo dico sempre, la legge anticorruzione non costa soltanto denari, sapete la storia che un chilometro di autostrada o di ferrovia qui in Italia costa il triplo rispetto alla Francia o alla Spagna, ci costa anche vite, perché l'avete vista l'inchiesta di Fanpage, è palese il sistema, politici corrotti permettono a qualche delinquente di sotterrare sotto casa Vabbè, nostra rifiuti tossici e ci questo sono provoca riforme a morte. costo Ci sono dei zero, ci sono provvedimenti, riforme che Corrado, costano un che si sacco di possono fare a soldi. costo zero. Certo, però le riforme anche a costo zero ci possono produrre anche, possono anche far aumentare il prodotto interno lordo, Antonio possono Padellaro. creare posti di lavoro. Io sono convinto che risolvere, concludo un attimo, che risolvere il conflitto di interessi non sia soltanto giusto dal punto di vista etico e morale, ma possa anche produrre posti di lavoro, perché Chiarissimo. risolvere il conflitto di interessi significa togliere del potere accentrato in poche mani in questo paese. Tanto, buonasera Di Battista. Volevo dire Buonasera. questo, che parliamo dell'attualità, così dire, calda. La presentazione della vostra lista di ministri ha sollevato critiche troppo presto, il capo dello Stato, lasciamo perdere.
Vediamo, veniamo alle persone che avete scelto, che certamente hanno delle loro storie professionali, non sono conosciutissimi, probabilmente non erano neanche la primissima scelta, questo forse, non so se lei lo può dire, ma io da giornalista posso saperlo, che forse c'erano altri nomi che avrebbero potuto far parte di questo governo, chiamiamolo per ora ombra, e poi domani vedremo se diventerà un governo effettivo da parte del Movimento 5 Stelle. Quello che la domanda che io vorrei farle è questa, ma questi ministri potranno essere poi, nel momento in cui voi presenterete, se sarete il partito di maggioranza relativa, presenterete le vostre proposte su cui chiederete il voto, anche i ministri, anche quella compagine potrà essere frutto di una trattativa oppure no? Cioè quel governo è un governo... È trattabile oppure no? È trattabile oppure è statico oppure di fronte all'accettazione di alcune vostre linee di fondo, proposte di fondo, voi siete disposti a dire va bene, su alcuni ministeri chiave possiamo anche discutere con altre forze politiche Chiaro. Che aderiscono al nostro programma. Di Battista. Noi riteniamo di aver presentato una squadra di ministri, chiaramente innanzitutto l'avevamo detto che avremmo presentato questa squadra prima delle elezioni, io ho partecipato a tantissime trasmissioni televisive e molti giornalisti mi domandavano quando li presentate, quando li presentate, ma è tardi, poi appena l'abbiamo presentati è partita la critica, ma avete fatto male a presentarli perché non è corretto dal punto di vista istituzionale, questo è assolutamente fa, no non lo so, Padellaro so perfettamente non la sua critica, noi riteniamo che questi nomi appunto siano un patrimonio del Paese. Abbiamo scelto delle persone che riteniamo estremamente valide per portare avanti un programma e anche dei punti di programma che spesso, leggendo i programmi dei partiti politici, sono condivisi da altre forze politiche e crediamo anche, non lo neghiamo, che averli presentati prima, aver dato anche questa dimostrazione di trasparenza, di coerenza, di serietà, di credibilità, di rispetto di una promessa che avevamo fatto qualche settimana fa, farà aumentare considerevolmente i consensi rispetto al 5 Stelle. Io poi non cito i sondaggi perché non si possono citare e onestamente neanche ci credo. Ricordo quando dicevano che al referendum costituzionale si era testa a testa e poi il no ha vinto 60 contro 40. Però vi dico, sbaglierò, però ho girato tutta l'Italia da non candidato in tutte le piazze d'Italia e forse ho percezione, credo che riusciremo a farlo. Disposti a cedere su quei nomi in un compromesso politico, aggiungo io. Mi dica. No, chiaramente Formigli e Padellaro, noi in questo momento, anche grazie a questa azione politica dirompente, perché mai era stata fatta in precedenza, crediamo di riuscire a raggiungere dei risultati così alti, così anche sorprendenti, da poter essere particolarmente autonomi anche rispetto alla nostra azione di governo. Questa è la speranza, ma lo sapremo tra qualche giorno. Però le vorrei aggiungere una cosa su questo, cioè voi dite con questa nostra iniziativa che non ha precedenti guadagneremo consenso, ci darete voi italiani più voti e quindi noi potremo imporre di più i nostri ministri, però c'è un tema che è questo, che la lista dei ministri non è soltanto frutto vostro. L'articolo 92 della Costituzione dice che i ministri li nomina il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Ci sono tantissimi precedenti certo. In cui il Presidente della Repubblica ha detto no, questo ministro non va bene, o spostiamolo, o ha detto la sua, e questa è una prerogativa del Presidente della Repubblica. Quindi da questo punto di vista c'è chi ha visto in questa vostra azione un'azione di propaganda legittima, elettorale, ma anche però in realtà un'iniziativa poco realistica, perché appunto non tiene conto e anzi in qualche maniera forza un po' le prerogative presidenziali. Ecco, questa è la critica che vi è stata fatta. Certo, minimamente Corrado, conosciamo molto bene la Costituzione e credo anche, questo Padellaro ce ne darà senz'altro atto, di aver collaborato insieme a tante altre forze politiche, anche insieme anche a tanti personaggi, intellettuali, cittadini, ad averla salvata qualche mese fa. Noi abbiamo soltanto fatto quel che abbiamo detto e che abbiamo detto in precedenza, cioè noi qualora dovessimo ricevere l'incarico di governo e questa scelta chiara
Presenteremo al Presidente della Repubblica questa lista che abbiamo fatto in maniera totalmente trasparente anche qualche giorno prima delle elezioni. Poi è evidente che il Presidente della Repubblica ha le sue prerogative, il suo ruolo e noi lo rispetteremo al 100%. Quello che non faremo per ottenere qualche voto in più in Parlamento è dire: ok, se tu mi dai questi 50 voti io ti do 3 posti come sottosegretario. Questo non lo faremo mai, ma questo io... lo fanno i partiti politici. Questo è chiarissimo. Noi no. Però io, scusi, non è che volevo mettere, non è la domandina, è un problema proprio di impostazione. Voi avete una strategia molto chiara, da come dite, cioè ci presentiamo con le nostre proposte, nel caso foste il partito di maggioranza relativa, avesse l'incarico di governo, e vediamo chi aderisce alle nostre proposte. Ora, c'è un problema. E questa è la chiave. Il problema è la negoziazione, negoziare oppure no, oppure prendere o lasciare. Io vorrei capire, si negozia, si tratta, si arriva a dei compromessi oppure prendere o lasciare? Io sapete che sono sempre leale. Nel 2013 noi di fatto vincemmo le elezioni, ma non ricevemmo nessun incarico di governo, pur avendo preso più voti degli altri, perché non avevamo un numero adeguato di seggi, anche, lo ricordo, in virtù di un premio di maggioranza incostituzionale che si è beccato il Partito Democratico. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, che gli ultimi 5 anni di legislatura sono stati frutto anche di una maggioranza di fatto politicamente abusiva. Questa sarebbe la prima volta, qualora dovessimo avere l'incarico di governo, ad avere, passatemi il termine, politicamente il coltello dalla parte del manico, di mettere noi le carte sul tavolo. Non ci è mai capitato in Parlamento, abbiamo sempre fatto opposizione, abbiamo contrastato dei provvedimenti, abbiamo tentato di portare avanti le nostre battaglie, ma senza poter mettere le carte sul tavolo. Oggi le potremmo mettere noi, dipende dal popolo italiano. Però... qualora dovessimo avere questo coltello dalla parte del manico, il potere negoziale, diciamo, da parte del Movimento 5 Stelle è chiaramente correlato al numero di voti che 5 Stelle prenderà. Dato che io noto in queste ultime ore che il Partito Democratico è in picchiata assoluta, ai minimi storici, e non parlo di sondaggi ma della percezione della realtà, anche qui a Laterina, in terra Boschi, o ieri a Regnano sull'Arno, in terra renziana, vi dico che tanti cittadini, anche che hanno votato il Partito Democratico, io pure l'ho votato il Partito Democratico, in questo momento fanno un ragionamento: il PD di fatto è d'accordo con Berlusconi, per cui, per non far vincere uno che oltretutto non si può candidare, è ineleggibile, ha finanziato Cosa Nostra, ha massacrato il Paese, non ha mai fatto nulla di quello che ha promesso in 25 anni, ecco, probabilmente pur di non avere questo rischio, voteranno il 5 Stelle e questo ci farà crescere ancora di problema, più. No, la risposta concreta non c'è, Antonio, a questa questione. È evidente che però, lui non te la dice però la risposta. Mi rendo conto anche che non la possa dire, però c'è un punto fondamentale, che nell'aspirazione sacrosanta, legittima da parte vostra di avere la maggioranza assoluta, lei sa bene, Di Battista, che bisogna non soltanto prendere una percentuale, ma bisogna prendere il 70% dei collegi uninominali e il 40% del proporzionale. Si tratta di cifre molto elevate, quindi realisticamente voi dovete porvi anche il problema di un partito che può avere il vostro una grossa affermazione, ma che non ha la maggioranza assoluta. A quel punto voi rischiate, per il prendere o si prende o si lascia, di lasciare all'inciucio, alle grandi intese, a quello che volete voi, tutto lo spazio. Attenzione quindi, che c'è un rischio in una posizione troppo rigida se non avete la maggioranza assoluta. Allora, intanto, scusate, vi do la notizia. La notizia è che Berlusconi ha candidato ufficialmente Tajani, come candidato premier di Berlusconi. C'è Tajani che ha sciolto le riserve. Lo dico perché appunto è appena successo. Aggiungo un elemento a quello che dice Padellaro, però, perché anche su questo dobbiamo essere un po' chiari. Lei ha già detto, ci sono state molte polemiche, se siamo il partito di maggioranza relativa, quindi diciamo prenderete in percentuale più voti degli altri, lei dà per scontato che Mattarella vi darà l'incarico per primi? Lei ha detto dall'Annunziata, se no non c'è più la democrazia.
soltanto dando al partito di maggioranza relativa si rispetterà la democrazia? Vuole chiarire bene questo punto perché è delicato? Non ho detto questo, ho detto che evidentemente mi auguro che il Presidente della Repubblica darà l'incarico a noi, anche perché è noto che il centrodestra, perché il Partito Democratico è assolutamente fuori gioco, il centrodestra sia una cozzaglia di partiti che nulla hanno a che vedere uno con l'altro. Se oggi avete visto l'unica manifestazione elettorale che hanno fatto assieme, cioè una foto, perché ormai fanno soltanto dei servizi fotografici per dimostrare l'unità di intenti, Salvini aveva di fronte, di fianco a Berlusconi, la faccia da funerale di Lenin, e me lo posso anche aspettare e capire, lo posso capire, di fianco a Berlusconi ce l'avrei anch'io. Per cui Mattarella, credo però che saprà perfettamente che il centrodestra è una cozzaglia di partiti che dicono cose diverse su tutto e che è stata costruita come cartello elettorale per provare ad accaparrarsi dei seggi. Io non dico quello che farà il Presidente della Repubblica, lo deciderà il Presidente della Repubbica. Mi auguro che qualora fosse un'affermazione molto molto ampia del Movimento 5 Stelle ci darà l'incarico di governo. E aggiungo, per rispondere alla domanda di Padellaro, che mancano poche ore. Il lavoro che noi stiamo facendo è un lavoro molto ben fatto. Credo che abbiamo condotto una campagna elettorale molto molto buona, molto seria. Siamo l'unica forza politica che ha espresso un candidato premier, anche se conosciamo perfettamente la Costituzione, si deciderà il Presidente della Repubblica. Abbiamo portato avanti un programma. Ieri io l'ho presentato il programma sport addirittura con Zeman, e Zeman ha detto: voi siete gli unici che avete presentato un programma sport. Abbiamo molte le coperture finanziarie, abbiamo già presentato la squadra dei ministri. Avete questo un ministro è il movimento dell'istruzione, dice Renzi, cittadini, che però appoggia, ha lavorato per fare scrivere la riforma della buona scuola. C'è anche un video in cui dice: Presidente Renzi, siamo con voi nella riforma della scuola. È il vostro ministro in pectore Giuliano, Salvatore Giuliano. È stato un granchio questo. Corrado, a parte il fatto che ma assolutamente no, a parte il fatto che mi sembra veramente politicamente alla canna del gas, cioè Renzi, che ha fatto il Presidente del Consiglio, che ha guidato un partito che è arrivato al 40%, che aveva in mano il Paese e se l'è perduto, oggi in campagna elettorale, anziché dirci quel che vuole fare, è costretto a mettere un video su Facebook in cui un nostro candidato come ministro, anni fa, come milioni di altri italiani, credeva in Renzi e oggi non ci crede più. Ma guardi, Formigli, che io di persone che mi dicono ho votato Renzi, però dice che ha contribuito a scrivere la riforma della buona scuola. Contribuire a riscrivere la riforma è altra cosa. Questo l'ha già smentito. Ma questo l'ha già smentito, lui ha detto che ha collaborato nel cantiere iniziale, poi lui stesso si è sentito successivamente. E lui successivamente si è sentito tradito, però scusate, però mettiamoci d'accordo, quando il Movimento 5 Stelle sceglie soltanto persone interne e siamo una setta e ci dobbiamo aprire, quando ci apriamo non va bene perché scegliamo una persona... No, scegliamo una persona che un tempo aveva fiducia in Renzi. Io pure un tempo avevo fiducia in Veltroni, ma grazie a Dio mi sono disintossicato da quel partito. Allora, prima... ho capito che ha tradito i lavoratori, che ha tradito i diritti sociali ed economici e sto con il Movimento 5 Stelle. Chiudiamo la questione di persone capaci di abbandonare Renzi, ce ne saranno altri milioni. Chiudiamo la questione dei ministri, poi do la parola a Padellaro per la prossima domanda. Il vostro ministro allo sviluppo economico, il professor Fioramonti, che insegnava all'Università di Pretoria, ha detto in un'intervista al Daily Vox, che è un giornale online sudafricano, il boicottaggio a Israele è la chiave per aiutare la causa di una pace equa e sostenibile in Medio Oriente. Lo ha detto l'11 febbraio 2016 al Daily Vox. Ci sono polemiche su questo. Vorrei sapere se anche lei è d'accordo su questa affermazione, cioè che il boicottaggio a Israele è la chiave per aiutare la causa di una pace in Medio Oriente. No, io ritengo, tra l'altro ne abbiamo parlato spesso anche in trasmissione da lei, io ritengo, e poi tra l'altro questa è la linea del Movimento 5 Stelle, ritengo che l'unica soluzione sia appunto la soluzione dei due stati e due popoli. Nello specifico io ho sempre ritenuto diritto totale da parte dei cittadini israeliani di vivere in pace e allo stesso tempo ho sempre detto, dichiarato che lo Stato di Palestina debba essere riconosciuto. Queste sono le linee appunto di politica estera rispetto al conflitto israelo-palestinese del Movimento 5 Stelle, questa è la linea, questa la ribadiamo, l'Israele ha diritto a vivere in pace e la Palestina ha diritto appunto a essere riconosciuta come Stato sovrano. Quindi Fioramonti sul boicottaggio ha detto una cosa su cui lei non condivide e che il Movimento 5 Stelle non condivide, quindi è fuori linea.
Ma io credo che, ripeto, che poi tra l'altro Fioramonti si occuperà di sviluppo economico, ci sarà un altro ministro che si occuperà di politica estera. Punto. D'accordo, Antonio Padellaro. No, volevo fare un passo indietro rispetto alla formazione del governo, perché come sappiamo tutti, il primo atto della nuova legislatura sarà la nomina, ipotizzando, stando agli ultimi sondaggi dichiarabili, che il Movimento 5 Stelle sia il partito di maggioranza relativa alla Camera e al Senato, poi vedremo se prenderà ancora dei voti in più, è evidente che sia alla Camera o al Senato o entrambi i rami del Parlamento può ambire ad avere il Presidente della Camera o del Senato. Ora, vorrei capire, anche lì, se non avrete la maggioranza assoluta, dovrete trattare il vostro nome, a meno che lei mi dica che questa è una ipotesi che ancora non avete considerato. Insomma, come vi comporterete in quel momento? Candiderete chi? E soprattutto accetterete ovviamente dei voti che possano ele fare eleggere il vostro presidente? Allora, innanzitutto riteniamo che questa discussione sia un po' prematura perché in questo momento non sappiamo con esattezza neanche coloro che Sì. entreranno in Parlamento, che non è che abbiamo tutti i nomi Ho e cognomi di capito. coloro che entreranno in Dobbiamo Parlamento, anche giusto? Non lo proiettarci un sappiamo po', sì. ancora. Sì, però non sappiamo ancora tutti i nomi e cognomi, per cui il Movimento 5 Stelle ancora non ha espresso dei suoi candidati, attendiamo di sapere coloro che saranno i futuri parlamentari della Repubblica, i futuri deputati, i futuri senatori. Io le posso dire perché rispondo che da cittadino mi sono sentito indignato nel 2013 da parlamentare nel vedere il Partito Democratico occupare entrambe le poltrone importanti, diciamo, del Parlamento della Repubblica italiana, tra l'altro eleggendo la Boldrini e poi Grasso, i quali poi entrambi si sono pentiti. Hanno iniziato a criticare il Partito Democratico, uno pur uscito dal Partito Democratico e la Boldrini è uscita di fatto dalla maggioranza perché è entrata insieme al Partito Democratico. Io ho sempre ritenuto che fosse anche giusta, questa è una mia posizione assolutamente personale, garantire una carica istituzionale a diciamo, la forza politica che prende più voti di tutti e un'altra all'opposizione, perché io ho sempre ritenuto giusta diciamo, un equilibrio istituzionale, un equilibrio tra maggioranza e opposizione. È questa legislatura, Antonio, che il PD ha occupato tutte le poltrone importanti, non lasciando nulla al Movimento 5 Stelle proprio per tentare di arginarci, violando di fatto la democrazia in questo paese. Oltretutto senza neanche riuscirci, perché l'effetto è stato opposto, perché il Movimento 5 Stelle oggi è oggettivamente più forte del 2013. Quindi, Però io ricordo che nella prima Repubblica la presidenza della Camera veniva ma la assegnata alle maggioranza sui forze politiche di presidente di Camera e opposizione. Senato è una potenziale maggioranza di governo? Questo chiede Antonio Padellaro. Cioè, si può fare lì Siamo un'ipotesi di sempre a maggioranza? discorsi. Siamo sempre a discorsi prematuri. Io, dato che ricordo bene legislature passate, ricordo quando gli stessi della Democrazia Cristiana votarono la Iotti presidente della Camera e non faceva parte questa elezione Sì, della quindi è Iotti in un possibile. accordo programmatico di Allora, governo, no? facciamo una cosa, siccome sta per raggiungerci un grande imprenditore che insomma, ci dirà un po' come la pensa sul programma dei 5 Stelle, che cosa si aspetta dal nuovo governo, però noto Antonio, e poi do subito la pubblicità, che un tempo quando chiedevi ai 5 Stelle, usavi la parola alleanza, venivi incenerito, diciamo, di netto, non si poteva pronunciare. Oggi la parola, diciamo, alleanza, sia pure con tante sfumature, inizia a far parte del vocabolario anche dei Cioè, 5 Stelle. Poi naturalmente del realismo della ci politica. dirà la sua Alessandro Di Battista. Pochissimi minuti, tornate qui. Anche io, anni fa, mi lasciai conquistare da un dubbio. Ebbi il dubbio di, non so, di probabilmente votare Veltroni non era. Perché io votavo Veltroni, anch'io, come tanti di voi, votai il Partito Democratico. No, qui c'è la fila di persone per fare le donazioni al Movimento 5 Stelle, quello che Di Battista ha chiamato il bancomat al contrario. Quanto dà? 20. Lei signora?
40 e 10. No, no. Sempre votato a sinistra? Sempre votato a sinistra. Quindi ha cambiato idea, non è più di sinistra? No, assolutamente, ma come si fa ad essere di sinistra? Bisogna essere pazzi? Dal PC sono passato a DP, sono andato alla Lega, alla N, io non la tengo come squadra, bisogna cambiare quante ore. Bravo. I ladroni devono andare a casa, ci hanno rubato la vita, 8 anni di più di lavoro. 10-35, io li ho fatti, li ho finiti. Cosa faceva lei? Metalmeccanico. Quando c'era Monti, mi mancavano 10 mesi a finire di andare in pensione. Mi ha messo 2 anni e 8 mesi. E adesso? Adesso sono in pensione, io ho arrivato, però mi preoccupo per i giovani. Mi emoziona quasi a dire. Dai. E che so? Buonasera Renzi, come andiamo? Lei dice se perdo non faccio un passo indietro, volevamo capire se secondo lei se Gentiloni come premier non sarebbe un nome meno divisivo, semplicemente questo. Grazie. Andiamo casa per casa, andiamo a cercare il voto, abbiamo i candidati migliori. L'abbiamo candidata a Bolzano proprio per evitare che tutta la polemica fosse contro di lei per lo stesso motivo. Però, non è tempo di però questo. Questo è tempo di dire che o il PD è primo partito, oppure il paese lunedì è più debole. Arrivando qui in piazza Sassuolo, il camper di Alessandro Di Battista, nelle stesse piazze in cui 5 anni fa arrivava Beppe Grillo, oggi è Di Battista che non è candidato a portare in giro il programma del movimento. Anche io, anni fa, mi lasciai conquistare da un dubbio. Ebbi il dubbio di che probabilmente votare Veltroni non era... perché io votavo Veltroni, anch'io, come tanti di voi, votai il Partito Democratico, ho visto il centrosinistra invece tradire tutti quanti noi. Siamo nella campagna toscana vicino a Firenze, in particolare qui c'è il cartello che indica l'ingresso a Rignano sull'Arno, il paese dove è cresciuto Matteo Renzi, dove vive ancora la sua famiglia. Qui proprio accanto alla piazza dove fra poche ore parlerà Alessandro Di Battista c'è la COP e sopra il circolo Arci, la casa del popolo. Quello che un tempo era la bacheca in cui il PC metteva le sue comunicazioni, adesso è diviso tra Liberi Uguali, Partito Democratico e Potere al Popolo. Salve, come va? Chi vince? Vince il PD. No, ma diceva carte che vince. 5 Stelle, no? Meglio di quello. No, come no? Ma cambia qualche volta. Io voto per il PD, mi vergogno a dirtelo, e via, se no... È rimasto qualcuno a Rignano che vota PD? Però tu mangi sempre la solita finestra, Marimma. E gli 50 anni tu mangi la finestra e tutti butti dalla finestra, vedi via. Ma cambia che volta, cambia. Serio? Cambia che volta. Io dico sempre, perché la gente che ha le bistecche agli occhi non capisca nulla, capisca un po'. Perché gli hanno le bistecche. Ma che volta bisogna cambiare nella vita. A me vanno per il rotto coglioni tutti, sicché ho un voto. E beh, è fatta. Ma chi vorrebbe votare? Nessuno! Nessuno, mai. Io sono per Salvini. Per mandargli tutti a casa gli stranieri. Io sono un indeciso. Sì, eh? Sono un indeciso. E te chi tu mi consigli? Ah, io nulla, io faccio domande, chiedo. E lo viene a sentire quindi Di Battista stasera qua? Ah, Movimento 5 Stelle. Gli è un partito come gli altri. Potrebbe votarli quindi? Sono un indeciso. Voi che fate il comizio lo guardate tutto qui dalla Casa del Popolo? Voi che qui l'avete cresciuto, no? Matteo Renzi, adesso lo avete abbandonato, non lo votate più? No, io non ho abbandonato nessuno, io ho abbandonato le politiche del PD. Perché? Perché le politiche del PD non sono per me che prendo 500 euro al mese. Tutto qui. L'hai pensionata? Sì. È la verità che non c'è niente da dire a quello là, perché è politicamente morto, non lo nominiamo più, non c'è niente da dire. Luigi Di Maio che cosa sta facendo? Chiede i voti al PD. Guardate, è una cosa bellissima.
Per 5 anni siamo stati i petrolieri, i banchieri, i più grandi scandali del mondo, e adesso dice: noi il giorno della sera delle elezioni chiederemo al PD i voti per fare un governo. C'è un piccolo particolare, Luigi, è che noi ti riteniamo incompetente e incapace di guidare questo paese. E capiamo che come noi lo pensi la maggioranza degli italiani, e questa cosa un po' ti fa rosicare, succede, e fattene la ragione. Allora, con Alessandro Di Battista collegato alla Torino e con Antonio Padellaro ci ha raggiunto questo signore qua, che è Diego Rossetti, presidente del gruppo calzaturiero Fratelli Rossetti, le scarpe che tutti conoscono. Allora, Rossetti, intanto la prima domanda che le voglio fare, poi magari ne avrà lei una per Di Battista, è: ha seguito la campagna elettorale, la sta seguendo, no? Tutte le promesse, le proposte che sente da imprenditore la confortano? Vede finalmente, diciamo, una politica più decisa a stare al suo fianco, ad aiutare la crescita, oppure no? No, beh, non posso dire che, vuol dire, certe promesse possano confortarmi, voglio dire. Da imprenditore sono abituato a essere molto concreto e a fare i conti con la realtà, a sapere che cosa puoi fare e che cosa non puoi fare. Quindi devo dire, una campagna elettorale dove si è promesso tutto, il contrario di tutto, è stata una campagna elettorale veramente poco, molto poco concreta. Poco concreta. Per esempio, no? Poi arriviamo un attimo ai 5 Stelle. Berlusconi propone la flat tax, quindi diciamo 23% per tutti, Salvini 15% per tutti. Lei imprenditore, che è anche un signore sicuramente benestante, no? Insomma, non credo che sia povero, le piace la flat tax? E per i suoi dipendenti sarebbe una bella cosa? Ma francamente non è stato detto che questa flat tax poi sarà modulata secondo certi criteri per evitare le diseguaglianze, perché detto così è evidente che è un sistema che premia i ricchi e penalizza i poveri, per cui ci devono essere per forza dei criteri. Noi, detto da lei, diciamo, noi come imprese paghiamo già una flat tax a oltre il 40%, per cui, voglio dire, anche lì si potrebbe discutere di parlare di flat tax per le aziende e cercare di ridurre le aliquote per poter permettere alle aziende di investire di più, appunto, sulla ricerca e sullo sviluppo. La flat tax detta così, anche qui sembrerebbe una proposta irrealizzabile, a meno che non abbia dei meccanismi, insomma, che la renda un pochino più uguale, più equa. Un pochino più equa. Senta, la grande proposta, 5 Stelle hanno, diciamo, due proposte, il Ministro dello Sviluppo Economico le ha enunciate, il Ministro dello Sviluppo Economico in pectore, diciamo, proposto da 5 Stelle, cioè l'abolizione del Jobs Act da una parte e dall'altra parte il reddito di cittadinanza, spiegamolo, 780 mi pare euro al mese a chi non ci arriva, quindi se tu ne prendi 500 te ne danno 280 fino ad arrivare a 780, se non ne prendi niente te ne danno 780, la dico un po' a spanne, naturalmente se prendi questi soldi poi devi cercare lavoro nei centri appositi, altrimenti non te li danno più questi soldi. Quindi, abolizione del Jobs Act, reddito di cittadinanza. Come la vede? Ma detta così male, voglio dire, il Jobs Act lo eliminiamo, lo cancelliamo e lo sostituiamo con qualcos'altro, oppure ingessiamo il sistema così come è stato ingessato per anni prima dell'arrivo del Jobs Act. Voglio dire, il Jobs Act è indubbio che ha portato tutta una serie di vantaggi, ha permesso a delle aziende di investire sui giovani con minori rischi, perché, voglio dire, è abilità per i giovani di poter capire se il lavoro per il quale hanno studiato è adatto a loro, per cui è una forma di flessibilità che alla fine, voglio dire, è utile per tutti. Tra l'altro, voglio dire, lei ha assunto di più col Jobs Act? Beh, noi abbiamo assunto, ovviamente abbiamo assunto tutti i giovani che abbiamo assunto, li abbiamo assunti col Jobs Act. Reddito di cittadinanza?
Reddito cittadinanza, mutati e smuttanti, mi sembra un po' il discorso al flat tax, anche qui non mi sembra una situazione molto equa, penso che ci sia gente che ha bisogno di più di 800 euro al mese e gente che invece magari è meglio che si dia da fare a cercare un lavoro senza bisogno di avere questa... Alessandro Di Battista vuole... questa qui è una voce veramente che arriva dal mondo del lavoro, dell'impresa, insomma, quindi qui non c'è politica, non c'è propaganda, no? Un signore che produce... quanto fa lei di fatturato, il suo gruppo? Circa 50 milioni. 50 milioni di euro, un gruppo che esporta in tutto il mondo. Che le fa queste obiezioni? Con tutto il rispetto per l'imprenditore che ha parlato, ci sono anche altri imprenditori che hanno delle altre idee, qua si tratta di opinioni tutte rispettabili, però vorrei fare alcune precisazioni. Uno, volevo rispondere a varie cose, Formigli. Uno, il concetto di alleanze. Guardi, io ho votato la legge sugli ecoreati insieme al Partito Democratico, si figuri, ma vogliamo parlare di temi di soluzioni nel prossimo Parlamento e non di spartizioni di poltrone. Due, Renzi è arrogante, si è visto da questo servizio. Il giornalista che è venuto a Rignano a intervistare le persone, il suo giornalista, è venuto a Sassuolo durante il mio comizio, mi ha potuto intervistare appena sono sceso dal camper. Renzi ha ancora una volta soggetti energumeni che impediscono ai giornalisti di fare domande all'ex presidente, poi loro parlano di tutela della libertà di stampa. Io non mi sono mai permesso in questi 5 anni di utilizzare un mio collaboratore per impedire che mi fosse rivolta una domanda. Io questo ci tengo a precisarlo. Diciamo che non è sempre facilissimo intervistare neanche i vostri leader politici. Mi ricordo che Grillo si è preso parecchi, ci ha mandato parecchi vaffanculo, mi scusi il termine, quando i nostri giornalisti si sono avvicinati. Questo per la cronaca, lei è molto disponibile, Corrado, non tutti sono così. Corrado, I parlamentari del Movimento 5 Stelle, da quando sono entrati, sono stati intervistati dovunque, nessuno, anche perché non ce l'abbiamo, le scorte, ad aver impedito a un giornalista di fare una domanda. Questo è anche l'atteggiamento che lo porterà a prendere meno del 20%. E con la mia convinzione, perché è di un'arroganza fuori dal comune. Vorrei dire all'imprenditore, però, attenzione. Uno, la prima proposta economica che abbiamo insieme al Reddito Cittadinanza è creare una banca pubblica di investimento su un modello tedesco, perché in Germania le imprese, guardi che io sono figlio di imprenditore, mio padre è un piccolo imprenditore e conosce benissimo le problematiche, chiaramente, del suo lavoro e ha difficoltà, come tutti gli imprenditori in questo paese, a pagare tutte le tasse perché il carico fiscale è altissimo. Riteniamo che con una banca pubblica di investimento si possano sostenere le imprese, cosa che avviene in Germania, e le assicuro, gli do la mia parola d'onore, che i soldi ci sono, perché io in Parlamento ne ho visti investire, anzi sprecare, per salvare le banche spolpate da loro signori, e poi non si riescono a trovare 18 miliardi di euro appunto per tentare di mettere fuori legge la povertà. Certo, non è facile, ma tentare di farlo. Sul reddito di cittadinanza, le assicuro, io non sto girando l'Italia da non candidato per elargire denari a fancazzisti italiani. Non è questo il mio interesse. Il mio interesse è salvare i cinquantenni che perdono il posto di lavoro dalla morte sociale, da diventare dei fantasmi. Oltretutto è anche utile per far girare l'economia, perché il reddito di cittadinanza, per come lo intendiamo noi, creerà posti di lavoro, perché per prendere il reddito di cittadinanza tu non puoi restare a casa, devi lavorare delle ore gratuitamente per il tuo comune d'appartenenza e ti devi mettere a disposizione dei centri per l'impiego per apprendere nuovi mestieri. Poi, per quanto riguarda le cifre, come lei poc'anzi ha detto giustamente, noi abbiamo pensato varie cifre, perché è evidente che un nucleo familiare di 2 persone con 3 figli ha bisogno di un reddito qualora dovesse perdere il lavoro, rispetto ad un altro reddito a disposizione magari per un giovane studente universitario che esce fuori e che noi vogliamo mantenere qui in Italia. Perché troviamo assurdo che ci siano dei giovani formati grazie alle tasse di tutti quanti noi nelle nostre università, anche alle tasse eccessive che lei paga con la sua impresa, che poi se ne vanno all'estero a portare le loro sapienze, ciò che loro hanno imparato nelle nostre università, a disposizione di imprese straniere. Guardi, io glielo dico, sembrerà strano, ma siamo sulla stessa barca. Io sono figlio di imprenditore, Luigi anche, vogliamo soltanto rilanciare l'occupazione e anche i consumi, perché chiaramente rilanciando l'occupazione, più posti di lavoro, aggredendo la corruzione, rendendo lo Stato più snello, sostenendo le imprese, lei stesso venderà più scarpe. Mi spiego, cioè questo si chiama circolo virtuoso.
virtuose economiche, no, un circolo vizioso che dove siamo finiti in questi anni. Sul Jobs Act noi lo vogliamo ripristinare, l'articolo 18, questa è la nostra posizione, per le imprese sopra i 15 dipendenti, perché ricordo il Partito Democratico dire qui non arrivano investimenti non per l'articolo 18 ma per la burocrazia eccessiva, la tassazione eccessiva e anche purtroppo in alcuni territori il rischio di dover pagare pizzo e racket al crimine organizzato. Sentiamo, e molte imprese lo fanno, Rossetti... per questo siamo gli unici, scusi Formigli, per questo siamo gli unici che stiamo parlando in questa campagna elettorale di lotta alla mafia, perché l'Italia è ancora un paese incredibilmente mafioso, convinta, sotto scacco appunto delle mafie. Ma, e se tu non aggredisci le mafie costringi gli imprenditori a pagare pure il pizzo. Rossetti. No, beh, parlare di sostegno alla famiglia, parlare di sostegno a delle persone che si trovano veramente in una situazione difficile, perdere lavoro a 50 anni, a pochi anni dalla pensione, deve essere veramente una condizione drammatica. Mi sembra che questo sia anche questo un programma abbastanza trasversale, adesso certo. Un po' rispetto a tutti i partiti, sentivo Renzi in un'intervista anche questa sera parlare di sostegno alle famiglie, mi sembra dopo aver sostenuto le imprese, ammesso che si concluda questo ciclo qua che secondo noi deve essere ancora sostenuto, perché stiamo uscendo da questa crisi, però è indubbio che l'Italia per certe sue fragilità, per un certo suo passato, per un certo suo ingessature ha dei ritmi diversi rispetto a altri paesi europei o addirittura rispetto agli Stati Uniti. Ecco, questo è un punto, no, Padellaro, che mi interessa molto, perché mettiamo che Di Battista, nel vostro programma c'è l'abolizione di 400 leggi, è giusto? Ora vado a memoria, di 400 leggi. Ora, non le sembra però che sia un po' pericoloso l'idea di presentarsi dicendo demoliamo tutto quello che c'è stato prima? Cioè oggi, va bene, il Jobs Act può essere un fatto, se ne è molto discusso anche qui, divisivo, però alla fine se un treno sta camminando, no, in questo momento, perché comunque sia pure faticosamente sta camminando, non sarebbe forse più saggio dire vediamo come va, piuttosto che dire appena arriviamo smontiamo tutto e ricominciamo da capo? Ecco, no, prima voglio chiedere a Antonio se non hai anche tu questa sensazione e se sì. Vuoi aggiungere alla mia una tua domanda per Di Battista. No, ma è evidente che nel cittadino incerto, perché stiamo a 3 giorni dal voto, anche meno, e sappiamo che c'è una quota di persone, di cittadini che andranno a votare, se andranno a votare, ancora indecisi su che fare. E questo Di Battista, quello che dice Corrado Formiglia è un elemento importante, cioè molti hanno paura del salto nel vuoto, hanno paura che tutto sommato una situazione insoddisfacente per mille motivi, quella dei governi di questi anni, che comunque non ha fatto affondare, diamone atto, la barca Italia, un domani in una situazione completamente diversa di fronte a questo rivolgimento totale, che è quello che voi proponete, e possa invece causare un buon momento di incertezza e anche, posso dire, di panico. Attenzione, volevo dire che la mattina del 5 marzo, più che i risultati elettorali, sarà importante vedere l'andamento delle borse. Certo, i mercati come perché risponderanno. Perché se i mercati, lo so, può far dispiacere questo, che non siano soltanto i cittadini ad essere ascoltati, ma se i mercati si muovono in un modo o in un altro, questo tra l'altro condizionerà anche le scelte, penso anche del Presidente della Repubblica. Detto questo, ecco, non credete che mettere tanta carne al fuoco possa creare ancora più incertezze e anche timori? Allora, Padellaro e Formigli, rispondo, cerco di essere molto veloce, varie questioni. Uno, io onestamente, Antonio, ricordo anche gli scenari catastrofici relativi a un'eventuale vittoria del no al referendum e non ci sono stati questi scenari, questi tracolli dei mercati, per cui la democrazia fino a prova contraria
rappresentanti sulla base di programmi e di idee. Se permettete, fino a prova contraria, siamo ancora uno Stato sovrano e saranno i cittadini a decidere, non certo Juncker, Juncker di turno con determinate dichiarazioni. Due, prima l'imprenditore diceva tutti quanti diciamo, programmi mirabolanti. Ha ragione in parte. Posso chiedervi qual è la proposta che ha avanzato il 5 Stelle durante questa campagna elettorale che non avesse già avanzato in precedenza durante questi ultimi 5 anni, i nostri primi 5 anni di legislatura in Parlamento? Perché io noto che sono i partiti politici oggi a promettere tutto il contrario di tutto. Renzi dice aboliamo il canone quando me l'ha messo in bolletta e quegli altri aboliamo la Fornero quando l'hanno votata trasformando le leggi dello Stato. Io ho fatto campagna elettorale in questo mese in camper in Italia, tutte quelle che sono le nostre idee che abbiamo sviluppato in questi 5 anni in Parlamento, non inventandoci il coniglio, tirando fuori il coniglio fuori dal cilindro come Berlusconi, con avete capito bene aboliremo l'ICI. Sul timore, Padellaro, lei ha ragione, io lo noto che c'è ancora da parte di qualche cittadino sempre meno dei dubbi. Però io invito i cittadini a valutare il fatto che coloro che ci hanno messo in questa situazione, lei dice l'Italia non è tracollata, però la prego anche di considerare, lo fa sempre, quindi lo so che lei lo fa sempre, i milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche, cioè i diritti costituzionali alla salute, all'istruzione, allora, a bere acqua pubblica, a nutrirsi di cibo sano, sono stati smantellati da lor signori, noi fondamentalmente allora, grado. Noi vogliamo un paese normale, la prego, dobbiamo, la prego Di Battista, tutto. Siccome siamo, le chiedo soltanto veramente, sono in chiusura, un minuto, le devo fare un'ultima domanda io. L'ho letto oggi sul giornale, magari me lo smentirà, Di Maio ha detto, aperte virgolette, spero che gli elettori mi diano la maggioranza per poter ignorare la Lega. Questa frase è stata citata sul Corriere, virgolettato, in un articolo di Alessandro Trocin oggi. In caso contrario, quindi, sarebbe possibile un dialogo con Salvini? No, il concetto è questo, e lo ribadisco. Qualora 5 Stelle dovesse raggiungere diciamo, consensi e voti ragguardevoli, ogni voto in più saranno spicchi di autonomia in più che raggiungeremo. Dato che, Formigli, questa legge elettorale non l'abbiamo fatta noi, non l'abbiamo contestata. Voi tutti ora dite che è una legge elettorale oscena per una serie di questioni. Ecco, quindi io invito quantomeno i cittadini a non votare le forze politiche che hanno creato una legge elettorale per andare contro il 5 Stelle, perché è assurdo fare una legge elettorale per colpire una forza politica e non per garantire il diritto alla scelta con cittadini. Salvini è possibile oppure no? Per noi è possibile questo, far tornare il Parlamento a fare il Parlamento, perché fino a prova contraria, che ne dica Gentiloni, questa è una Repubblica parlamentare in cui l'iniziativa legislativa spetta al Parlamento e il Governo fa il Governo, porta avanti delle linee programmatiche e fa l'esecutivo. Qualora dovessimo ricevere l'incarico di Governo, noi diremo a tutta la nazione con un messaggio trasparente e quindi a tutte le forze politiche, sì, a tutte quante, queste sono le cose da fare. Chi ci sta a firmare un contratto nero su bianco di fronte ai cittadini, no, quelle buffonate di Berlusconi da Vespa e pensa ancora che stiamo nel 94 e fare delle cose? Vedremo chi ci starà, ma questo lo valuteremo anche sulla base della consistenza dei gruppi parlamentari il giorno dopo le elezioni. Sì, va bene, chiarissimo. Finito, No, mi interessava quello che diceva Padellaro prima, no, questo giustamente il movimento spaventa per questa sua lei è spaventato dai 5 Stelle, ci dica questo. Onestamente sì, per quello mi sarebbe piaciuto capire da loro se ci sono due cose dell'ultimo governo che giudicano in maniera positiva e sulle quali, voglio dire, continuare a lavorare per secco Di Battista, due cose positive del governo precedente. La legge sugli ecoreati e la legge sul biotestamento, ottime leggi. Nessuno delle due, diciamo, entra proprio nella sua sfera. Però francamente, sì. Grazie a Diego Rossetti, con Antonio Padellaro, ci vediamo tra pochissimo. Saluto Alessandro Di Battista, annunciandovi, dopo Di Battista, chi è l'uomo politico più distante che uno possa immaginare da Alessandro Di Battista, che poi non è neanche più un uomo politico da qualche giorno, anzi lo è ancora per qualche giorno, Denis Verdini. Sarà qui a raccontarci la sua verità e le sue previsioni su quello che accadrà. Tra pochissimo. Ne sono fiero. Grazie Di Battista.